L'uragano Balotelli si è abbattuto sulla Serie A con un fragore e una potenza che hanno fatto tremare il massimo campionato. I due gol rifilati all'Udinese nella partita d'esordio con la maglia del Milan a San Siro hanno calamitato le attenzioni generali, ma non è soltanto una questione di doppietta di Super Mario che tornava a giocare nel suo stadio dopo un'assenza protrattasi per 1001 giorni. È la qualità della prestazione altissima di Mario Balotelli che ha confortato i tifosi del Milan, Allegri, Galliani e naturalmente Berlusconi, il quale il 7 gennaio scorso aveva definito l'ex attaccante del City una mela marcia, e ha spaventato la concorrenza. Certo, i punti di distacco del Milan dalla Juventus sembrano incolmabili in questo momento, sono 12 e ci sono 15 partite che separano le squadre dalla conclusione del torneo, ma il discorso si allarga al terzo posto. Il Milan è stato protagonista di una rimonta straordinaria, 33 punti nell'arco delle ultime 15 gare, aggancio all'Inter, il derby è in programma il 24 febbraio e con questo attacco El Shaarawy, Balotelli, Niang c'è la possibilità di continuare a divertirsi senza dimenticare Pazzini che sarà fondamentale in Coppa dei Campioni contro il Barcellona perché in Champions Balotelli non può giocare. Avevamo detto a caldo che l'operazione Balotelli al Milan fosse stata un colpo magistrale, abbiamo sempre più motivi per confermare questa opinione.